Buongiorno, sono Beppe Sardi, titolare del ristorante Grappolo di Alessandria. Siamo qua per preparare un piatto tipico molisano, riso e verze. Per una zuppa per 6 persone ci necessita un bel bicchiere di olio extravergine di oliva, una cipolla, una verza, un cavolo verza medio, non troppo grosso, un po' di pancetta affumicato o fresca come meglio preferite, due filettini di pomodoro pelati, una manciata abbondante di parmigiano, due etti di riso sbollentato, pepe macinato a fresco nero al momento e un po' di sale. Allora, come preparazione bisogna iniziare, allora, come dicevamo, dell'olio extravergine d'oliva e diciamo pure anche un po' abbondante. Okay. Prendiamo la cipolla finemente tritata e la imbiondiamo, non imbiondita o appassita, non soffritta. Dopodiché prendiamo la pancetta e anche la pancetta tagliata a cubetti, andiamo ad incorporarla assieme alla cipolla. Ecco, ad esempio, come vedete, in questo caso l'olio è già quasi abbastanza asciugato, allora infatti si dice abbondante olio per iniziare. Bene, prendiamo i filettini e gli diamo una piccola tagliuzzata. E li andiamo ad incorporare assieme al trito di cipolla e i cubetti di pancetta. Rosoliamo leggermente, abbassiamo la fiamma, non evitare che si bruci. Prendiamo la verza tagliata molto finemente e la mettiamo assieme al composto. Facciamo in modo che questa verza si condisca un attimino assieme al resto. Quando ormai la verza vediamo che ha assorbito l'olio e non c'è più liquido, perciò nella pentola, e prima che la verza poi butti fuori la sua acqua, occorre ancora un po' di tempo e allora bisogna procedere con il brodo onde evitare che si bruci. Ecco, nell'inizio della ricetta come ingrediente non ha detto il brodo, comunque un brodo vegetale sarebbe l'ideale. Mettiamo il brodo vegetale, lasciamo a questo punto cuocere la verza. Quando la verza risulterà cotta, noi non dobbiamo fare nient'altro che salare, una bella macinata di pepe fresco. Alziamo un po' la fiamma di modo che finiamo la cottura. Diciamo che questa zuppa è così pronta, terminata, quando la verza non risulta più croccante sotto i denti ma risulta cotta. Nel frattempo avremo cotto i 200 g di riso a parte in acqua salata calda, un po' al dente, ok? Lo andremo a incorporare. Abbiamo incorporato il riso. Prendiamo ancora un po' di brodo vegetale. Come dicono le ricette di questo piatto, bisogna tenerla sì liquida ma non troppo, bene, perché poi non si parla neanche di mangiarla con crostoni, perché in effetti è già molto sostanziosa da solo. E ricordo che anche la pancetta si può mettere o no a piacimento, ma ovviamente che con la pancetta ha un po' più di gusto ancora. Bene, adesso andiamo allora a impiattarla, così vedremo anche il risultato finale. Bene, ecco, vedete, sì, grudosa ma non troppo. Mettiamo così, prendiamo del parmigiano e, ripeto, abbondante, lo andiamo a spolverare bene sulla zuppa, magari che un po' sul bordo che faccia un po' da guarnitura, così. Prendiamo ancora una macinata di pepe fresco, solo se piace, non è obbligo. Bene. A questo punto si può anche mettere una fogliolina così come decoro,
prendiamo un goccio di olio extravergine e gli diamo un giretto a crudo di sopra. Prego signori, la zuppa è servita.